Non c'è bellezza più grande della semplicità della verità, nuda e cruda, senza artifici né maschere. Ed è quanto attraverso la vera storia di Padre Pio cerchiamo di mettere in risalto su quella che è la sua storia, la storia di questo frate minore cappuccino, di questo giovane frate minore cappuccino, aggiungerei anche diacono, perché stiamo parlando del giovane frate nel lontano 1900. Eh, siamo in questo anno particolare, mm, eh, abbiamo già definito un anno movimentato, un anno difficile per Frappio Forgione da Pietrelcina che faceva da spola eh, tra il suo paese nativo, appunto Pietrelcina, e i vari conventi della provincia religiosa. Proprio per questo ci sta aiutando in queste puntate una cartina eh, che ci racconta ecco, quali sono stati i suoi spostamenti eh, in questo anno. Vedete eh, quante volte lui è dovuto ritornare a Pietrelcina. Ecco, All'inizio del 1909 era quindi a Montefusco, quindi poi... Pietrelcina e poi ancora eh, a Morcone, a Morcone per il, ecco, per il diaconato. Da, da Morcone eh, torna nuovamente a Pietrelcina perché non sta bene, quindi ancora nuovamente a Montefusco perché era la sua fraternità dove stava proseguendo gli studi, siamo quindi nell'estate del 1909 per poi eh, provare ecco, il ministro provinciale padre Benedetto detto eh, vuole provare eh, a, a mandarlo a Campobasso dove c'era questa area ehm, un po' più fresca rispetto agli altri conventi della provincia religiosa come vi abbiamo già accennato e poi da qui di nuovo a Morcone deve subito lasciare il convento e quindi andare direttamente in un altro convento della provincia religiosa, ovvero il convento di Gesualdo. Eh, ultimo convento, potremmo dire proprio così. Abbiamo una foto che eh, vediamo eh, di eh, questo convento eh, agli inizi del 1900 che ci racconta la permanenza di questo giovane frate minore cappuccino in questo periodo, tra il novembre del 1909 e il dicembre del 1909. Saranno circa eh, 30 giorni, ecco, all'incirca, che trascorrerà fino eh, a, agli inizi del gennaio del 1910, ovvero comunque sicuramente la fine eh, del dicembre eh, del 1909, non abbiamo una data eh, certa. Bene, è l'ultimo convento, l'ultimo convento ehm, che lo vedrà tra, in questa fraternità dei Puccini, ehm, tra le mura quindi di un convento, prima della permanenza forzata da questa strana malattia, questa malattia mistica eh, che lo costringerà a restare a casa, a Pietrelcina, quindi da lontano 1909, quindi in realtà siamo già nel 1910, fino al 1916, quindi sei anni che trascorrerà a Pietrelcina. Ma noi prima di eh, ecco, approfondire la permanenza di Pietrelcina ci fermiamo in questo convento. Andiamo proprio a, a Gesualdo dove ci attende il guardiano della fraternità dei cappuccini eh, di Gesualdo che ringraziamo per la sua disponibilità, padre Franco Gitto, lo vediamo dinanzi al convento. Grazie padre Franco, grazie per la tua disponibilità, alle tue spalle questo straordinario convento convento pensate del 1592 eh, pace e bene a tutti e benvenuto, benvenuti, grazie di averci scelti. Questo convento è un convento un po' diciamo di periferia della nostra provincia, ma ha avuto la gioia di ospitare Padre Pio, San Pio da Pietrelcina, ancora diacono, per pochi giorni, una cinquantina di giorni più o meno. Ma la presenza di Padre Pio qui in questo luogo è stata molto molto significativa, anche perché la gente di Gesualdo, un po' particolare, ma è legatissima alla figura di... San Pio, ai frati cappuccini e alla tradizione che in questo luogo bellissimo i frati hanno cercato di portare avanti attraverso l'esempio francescano, attraverso l'esempio dell'accoglienza, attraverso la testimonianza della semplicità dei frati qui a Gesualdo. Ed ora entriamo nel nostro bellissimo convento di Gesualdo. Insieme accomodatevi. E noi ti seguiamo, padre Franco, ecco lo ricordavamo, questo convento del... 1592, i cappuccini della provincia religiosa di Napoli dimorarono in questo convento e officiarono nella chiesa ecco, di Santa Maria delle Grazie eh, fino alla soppressione del 1867. Ecco, questo è un convento, eh, Padre Franco, che ha un'impronta nobiliare, potremmo dire proprio così, voluto dal, dal nobile Gesualdo, dal principe Gesualdo. Questo è un convento costruito intorno al 1500, alla fine del 500, per volere di un principe che abitava qui a Gesualdo, Carlo di Gesualdo, attraverso una, un impegno che lui aveva preso con il Signore per essere perdonato di... Un omicidio, anzi di due omicidi. Lui ha avuto come intenzione, come anche penitenza da parte dei sacerdoti del tempo, di dover costruire tre conventi per ospitare tre comunità religiose qui a Gesualdo: i domenicani, i celestiniani e i cappuccini. E questo è il convento dei cappuccini dedicata la chiesa alla Madonna delle Grazie. E noi ti seguiamo, ti seguiamo all'interno, siamo nella portineria, ecco vediamo Padre Pietro da Pietrelcina nel convento di Gesualdo, ecco questi 50 giorni ma che in realtà ne saranno quasi... 30 di giorni che il giovane frate minore cappuccino Frappio Porgione da Pietrelcina trascorrerà in questo convento. Ecco, stiamo vedendo il chiostro, alcune immagini che ci racconta eh, la vita del convento di Gesualdo che andremo ad approfondire. Intanto diamo l'opportunità a Padre Franco di spostarsi nella chiesa, eh, dei, nella chiesa conventuale eh, della Madonna delle Grazie che ha visto la presenza di Frappio proprio eh, anche in questa chiesa. Intanto vedo che già eh, si è posizionato all'interno della Chiesa Padre Franco, a te. Siamo entrati nella nostra bellissima chiesa, una chiesa francescana, semplice, piccola, è un gioiellino eh, per noi cappuccini. Purtroppo però questa chiesa non è nostra, è del Ministero degli Interni perché dopo la soppressione eh, purtroppo eh, non abbiamo potuto riscattare questa chiesa ed è proprietà dello Stato. Da una parte è anche buono perché lo Stato se ne prende cura quando ci sono dei progetti da portare avanti, quando ci sono delle... La struttura da, da rifare, però dall'altro lato ci ha imposto delle cose a noi frati, a noi Cappuccini, un po' così eh, abbiamo accettato. Una cosa che ci è stata poi detta di fare, e lo Stato ha fatto, è la sostituzione sull'altare maggiore della statua della Madonna delle Grazie, che adesso è in una cappella laterale. Ma nel 1592, quando questa chiesa è stata consacrata, è stata eretta sull'altare. Maggiore era deposta, era messa alla venerazione dei fedeli la statua della Madonna delle Grazie. Attualmente c'è questo quadro che raffigura, chiamano qui a Gesualdo, la pala del perdono, perché raffigura il principe Carlo di Gesualdo che si rivolge all'intercessione di un suo zio, il San Carlo Borromeo, e di altri santi perché intercedano presso il Signore per perdonare il suo peccato di omicidio. Lui è stato costretto a perpetuare, possiamo dire, a fare un delitto d'onore, ad abbazzare la moglie perché l'ha accolta in flagrante adulterio. Vogliamo spiegare un po' il quadro, vogliamo spiegare un po' questa pala d'altare. Innanzitutto si vede sulla sinistra quel personaggio vestito di nero, è il principe Carlo di Gesualdo che è affiancato dal cardinale Carlo Borromeo. Nelle fiamme del purgatorio vediamo proprio sotto a fianco al, al cardinal Borromeo una, un personaggio con le mani giunte e quello doveva essere la prima moglie di Carlo di Gesualdo, che era Maria Davalos, della famiglia Davalos. Carlo di Gesualdo fu costretto a questo matrimonio. Noi pensiamo che i nobili una volta erano liberi di fare quello che volevano, invece no, erano prigionieri del loro ruolo e lui fu, gli fu imposto di prendere in moglie questa parente, questa sua cugina, la quale era già fidanzata, la quale aveva già un fidanzato che era quel personaggio che vediamo dall'altro lato, sempre in basso, che guarda verso il cielo, che era Fabrizio Carafa, dei principi Carafa di Napoli. Ebbene, eh, questo matrimonio, da questo matrimonio non troppo felice ehm, hanno continuato questi due amanti a vedersi. A un certo punto il principe Carlo di Gesualdo è dovuto intervenire e ha mh, ammazzato sua moglie e la cosa che ha fatto proprio per dispregio ha fatto ammazzare il principe Fabrizio Carafa dai suoi servitori, quindi una mano plebea alzata su un principe che è stato un'offesa per la famiglia Carafa e lui per paura poi a quel tempo lasciò Napoli perché viveva nel palazzo di Napoli e si rifugiò nel suo castello di Gesualdo che era una fortificazione per Um, così da potersi difendere da eventuali eh, sicari o persone mandate da, da questa famiglia. Bene, ritorniamo al quadro: quindi si vedono questi due personaggi nelle fiamme del Purgatorio, al centro, un po' in alto, si vede un bambino alato. Quello è il figlio di Carlo di Gesualdo, venuto nato poi da un secondo matrimonio che lui ha avuto con l'erede della de, de, de famiglia d'Este di, di Ferrara, che come personaggio è quella donna che è a destra di chi guarda del, questa pala d'altare. Più in alto poi ci sono alcuni santi che pregano sempre il Signore per intercedere, per perdonare questo grande peccato di omicidio che Carlo di Gesualdo ha perpetuato. Questo convento attraverso l'esposizione di questo quadro richiama tante tante persone, tanti possiamo dire persone che vengono per ammirare, per ascoltare questa storia di Carlo di Gesualdo ma una volta ascoltata questa storia, con la presenza di Padre Pio in questo luogo, molte persone chiedono proprio il sacramento della riconciliazione. Allora questo quadro può essere anche un motivo per richiamare tutti a sperimentare la misericordia di Dio e il perdono di Dio. E il nostro compito soprattutto in questo convento è quello di accogliere i pellegrini attraverso anche il sacramento della confessione, il sacramento della misericordia, il sacramento dell'amore di Dio. Possiamo vedere qui nella cappella laterale la bellissima immagine della Vergine delle Grazie che prima troneggiava su quest'altare. Noi intanto ti seguiamo, Padre Franco. Eccoci. Prima del terremoto del 1980, questa statua, questa bellissima statua della Madonna delle Grazie, era sull'altare centrale, sull'altare principale di questa città. Chiesa. Questa era la cappella di San Francesco. Poi, come vi ho detto, il Ministero degli Interni ha preferito il quadro, la pala d'altare del perdono, e sostituirla con questa immagine che è stata posta in questa cappella. Bene, grazie, grazie. Per, questa, per questo racconto, ecco, per questo, questa pala del perdono, questo richiamo anche eh, per la chiesa conventuale dei cappuccini di Gesualdo, per tanti che raggiungono questo luogo, non solo anche per Padre Pio, ma anche per questa opera eh, particolare. E, ecco, Grazie anche alla regia che ci fa eh, vedere anche attraverso questa immagine, questa foto, com'era. Eh, prima la chiesa conventuale, l'interno della chiesa conventuale dei cappuccini di, di, di Gesualdo così come la conobbe eh, con ecco, la Madonna delle Grazie, così come la conobbe eh, Frappio Forgione da Pietrelcina. Ma noi facciamo una piccola pausa, poi torneremo nuovamente insieme per continuare a raccontarvi della permanenza di Padre Pio, ovvero di Frappio, nel convento di Gesualdo. E come vi abbiamo anticipato? La permanenza, la permanenza del giovane frate minore Cappuccino fra Pio Forgione e da Pietrelcina in questo convento, ecco, si parla di 50 giorni, ma in realtà furono circa 50 perché dall'inizio del corso di studi nel convento dei frati minori. Di Gesualdo, eh, ma in realtà furono circa 30 i giorni che trascorse eh, questo giovane frate all'interno di questo convento. Convento, la cui storia abbiamo già accennato, ehm, era un convento che apparteneva alla provincia religiosa di Napoli, ma poi grazie al, al padre commissario, colui che eh, diede un impulso importante alla vita della provincia religiosa, padre Pio da Fragneto l'Abbate, padre Pio detto da Benevento, acquistò anche questo convento dalla provincia di Napoli. E riuscì quindi a eh, inserire questo convento eh, nell'ambito nell di quelli che erano i conventi della provincia religiosa di Foggia, quindi eh, il popolo che chiedeva il ritorno dei cappuccini dopo la soppressione, ecco padre Pio da Benevento che cercava un convento dove creare un seminario serafico, perché il convento di Gesualdo che venne aperto. Uh, nel 1906, dopo la soppressione del 1867, uh, quindi subentrarono i cappuccini di Foggia a quelli di Napoli, uh, dal 1908 al 1909 fu il primo seminario serafico della provincia religiosa, che poi venne spostato proprio qui a San Giovanni Rotondo nel 1909, uh, proprio perché Gesualdo dal 1909, proprio in questo periodo dell'ingresso di uh, Frappio Foggia, da pietrelcina divenne. Un luogo di studio dove si, è, si, studiava, si studiavano gli ultimi due anni di teologia, soprattutto teologia morale, diritto canonico, esposizione della regola di San Francesco d'Assisi. E la famiglia religiosa che componeva questa realtà era composta da circa 16 frati: quindi padre Lorenzo Ciavarella da San Marco in Lamis, padre Bonaventura Villani da San Giovanni Rotondo, padre Lorenzo era il guardiano. Eh, mentre padre Bonaventura era il professore, ma allo stesso tempo anche il vicario. Padre Francesco D'Aloia, lettore di teologia morale. Fra Serafino dal, Della Malva, da Vico del Gargano, cercatore. Fra Diego Ianno, da San Marco anche lui cercatore. Eh, fra Carmelo Tanzi, da Foggia, cuciniere. Fra Alfonso da Tora, terziario, muratore. Eh, poi eh, abbiamo gli studenti, coloro che faranno parte di questa realtà cappuccina, ma che erano lì esclusivamente per continuare i loro studi. E quindi parliamo di padre Giacomo Minucci da Pietra Stornina, che era sacerdote studente. Eh, padre Gregorio Bernardo da Colle d'Anchise, sacerdote studente, padre Carlo Bovenzi da Pignataro Maggiore, sacerdote studente, padre Leone Patrizio da San Giovanni Rotondo, sacerdote studente, padre Placido Bux, grande amico e compagno di padre Pio, sacerdote studente anche lui, padre Anastasio di Carlo d'Aroio che lo vediamo continuamente in questi anni, colui che eh, fece la vestizione insieme al giovane Fra Pio, sacerdote studente anche lui, e eh, Fra Ferdinando Nardella da San Marco Lamis. Eh, semplice studente, fra Guglielmo Bucci da San Giovanni Rotondo, diacono studente, fra Clemente Centra da San Giovanni Rotondo, diacono studente. In questo elenco non c'è frappio forgione da pietrelcina perché si andrà ad inserire eh, dopo qualche giorno l'inizio del corso di studi che era già stato stabilito e definito agli inizi di novembre eh, nella congregazione eh, definitoriale. Quindi mh, da questo elenco che stiamo vedendo i primi cinque sacerdoti studenti eh, avevano già ricevuto l'ordinazione sacerdotale e quindi tutti assieme eh, il primo maggio del 1909 a Benevento, eh, padre Anastasio, il primo novembre... Ehm, del 1909 a Benevento, i tre che non erano ancora sacerdoti nel novembre-dicembre 1909, cioè Guglielmo e Clemente che erano diaconi dal 14 febbraio del 1909, più Ferdinando che riceverà il diaconato a Gesualdo il 2 luglio del 1910, ci sarebbero stati ordinati sacerdoti a Gesualdo, pensate un po' Nella chiesa del convento da Monsignor Benedetto della Camera il 10 agosto del 1910, lo stesso giorno in cui Frappio Forgione diventerà sacerdote, però, nel duomo di Benevento. E anche Frappio, anche Frappio possiamo dire così, se avesse seguito questa prassi ordinaria degli studi avrebbe dovuto ricevere l'ordinazione sacerdotale proprio con i suoi compagni più piccoli di età a Gesualdo, invece come ben sappiamo l'ha ricevuta lo stesso giorno, mese d'anno, a Benevento a pochi chilometri appunto da Pietrelcina. Perché? Perché Padre Pio non seguì la prassi ordinaria degli studi e perché non fu ordinato a Gesualdo perché lo stiamo raccontando spesso ecco questa strana malattia questa eh, meglio mistica malattia eh, per i quali i medici eh, quasi lo obbligavano a, a tornare a casa perché c'era bisogno di eh, aria natia ma eh, vogliamo a questo punto tornare a Gesualdo dove eh, vediamo eh, Padre Franco che sta salendo, ecco, noi ti seguiamo Padre Franco, ecco, st si sta recando dove? Adesso saliamo questa scala e l'ingresso dei pellegrini qui nel periodo invernale viene poca gente, vengono solo per la messa per le confessioni. Ma durante il periodo estivo ci sono tanti pellegrini che si recano a Gesualdo sia per visitare il castello eh, di mora del principe di Gesualdo che visitare questa nostra chiesa, questo nostro convento dove ha dimorato San Pio da Pietrelcino. Prego, qui c'è un bellissimo oliveto. e adesso entriamo nel convento percorso dei pellegrini I pellegrini che entrano da un altro ecco dal giardino proprio per avere un percorso ci troviamo in questo luogo dove, dopo il terremoto dell'80 è stata ricostruita un luogo per ricordare la presenza di San Pio da Pietrelcina, quale sia stata la stanza di San Pio non ci è dato saperla, anche perché, come ho detto, nel 1909 la dimora di Padre Pio in questo luogo è stata per circa un paio di mesi, 50 giorni nel totale della sua presenza. Lui è stato qui per seguire la formazione morale che allora si faceva era qui con altri compagni di studio, tra cui Padre Placido, Padre Guglielmo ed altri. Dal racconto di questi frati si può um, intuire che um, non tutti i frati studenti che erano qua diaconi avessero una stanza loro, anche perché il convento era molto piccolo, una, era molto semplice. E quindi forse si presume che in questo luogo dove ci troviamo, sopra la sagrestia, ci fosse una specie di camerata dove i frati studenti, alcuni dei frati studenti, dormivano, dimoravano in questo luogo. Ma se sia stato questo il luogo di Padre Pio o se sia stato in un altro luogo di questo convento, purtroppo non c'è dato saperlo. Ma che cosa conta? Non conta tanto il luogo. Ma conda dove noi ci ritroviamo insieme per pregare e per chiedere l'intercessione di San Pio per i nostri bisogni e per le nostre necessità. Accomodiamoci, vediamo questa stanza dei ricordi. Si è voluto ricostruire la stanza di, di San Pio, ma come museo. Tenete conto che le stanze dei frati a quei tempi erano delle piccole cellette, quindi vedete questi spazi un po' più esagerati, ma è solo per dare la possibilità ai pellegrini di poter entrare e di poter eh, vedere le cose che sono appartenute a San Pio. Tutto quello che vedete qui addentro, la lettiera, i quadri, il crocifisso il comodino, la disciplina, l'inginocchiatoio, il lume, i vari mobili, la sedia, il lavabo, lo scrittoio, sono tutti stati usati da San Pio nella sua permanenza o a San Giovanni Rotondo o a Pietrelcina. E qui c'è un qualcosa di particolare che dovete vedere, adesso lo scopro. È un Gesù bambino, la statua di Gesù bambino, donata a Padre Marciano Guarino da una figlia spirituale che viveva a Pietrelcina. Questo bambino è stato baciato da Padre Pio e benedetto da Padre Pio. È donata a questa figlia spirituale. Padre Marciano Guarino, nella sua permanenza a Pietrelcina, ha avuto in dono da questa figlia spirituale ormai avanti negli anni. E prossima per il paradiso di, questo, di questa statua di Gesù Bambino. E padre Marciano Guarino, qualche anno fa l'ha donata al convento di Gesualdo. E allora diciamo una preghiera davanti a questo Gesù Bambino perché nel cuore di ciascuno di noi possa infondere quella tenerezza, quella semplicità e quella delicatezza che è propria di Gesù Bambino. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E attraverso l'intercessione del bambino Gesù possiate ricevere la benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ringraziamo questa benedizione che arriva con il Gesù Bambino di Padre Pio direttamente da Gesualdo. Il Padre Franco si sposterà all'interno. Della, uh, della realtà del convento dei Frati Minori Cappuccini ecco all'interno di una parte museale per continuare a raccontarci della permanenza di Frappio Forgione a Pietrelcina eh, che eh, raggiunse questo convento come già abbiamo anticipato eh, lui non era in questo elenco ufficiale eh, lo raggiunse eh, l'8 novembre del 1909 era un lunedì ma noi facciamo una piccola Pausa, poi eh, torneremo nuovamente insieme per continuare a raccontarvi della presenza di Padre Pio e, e raccontarlo anche attraverso eh, Padre Franco Gitto ehm, l'importanza anche di questo convento nella vita di questo giovane frate minore Cappuccino. Frappio Forgione ehm, da Pietrelcina era a Gesualdo, novembre, ehm, novembre 1909, 2 gennaio eh, 1910. Eh, perché, eh, ecco, riusciamo ad indicarvi... Queste due date perché sono le uniche due date che conosciamo e che riusciamo a uh, comprendere anche attraverso gli studi di padre Riccardo Fabiano perché il 2 gennaio del 1910 uh, il suo provinciale nonché anche direttore spirituale padre Benedetto Nardella da San Marco in Lamis gli diede questo permesso formale di rimanere a Pietrelcina scrivendogli uh, proprio una lettera da San Marco la Catola ma ci arriveremo, vi racconteremo anche questo. Prima vogliamo eh, scoprire insieme a Simona Marmorino eh, attraverso delle testimonianze eh, la realtà eh, che ha vissuto questo giovane frate minore cappuccino eh, di pietrelcina a Gesualdo proprio in questo convento. A favore della permanenza di Frappio a Gesualdo abbiamo quattro testimonianze, una orale e tre scritte. La prima testimonianza scritta è di un compagno del noviziato dello stesso Padre Pio, cioè del padre Guglielmo da San Giovanni Rotondo, il quale in alcuni fogli che raccolgono i suoi cenni sulla vita di Padre Pio dal noviziato alla sacra eloquenza, afferma quanto segue. Tale fu la sensazione mia e degli altri quando lo rivedemmo dopo vari mesi a Gesualdo nello studio della Santa Teologia, dove egli, ancora una volta, dimostrava ugualmente di averci tenuto sempre presenti col rivelarci il suo aspetto, coi tratti abituali della sua bontà ed affabilità. Da Gesualdo non tardò per i soliti motivi di ritornare alla casa materna, dove rimase per lungo tempo. La seconda testimonianza scritta è di un altro compagno di studio di padre Pio, che ama definirsi il suo più intimo condiscepolo. Si tratta di padre Placido da San Marco in Lamis, che scrive «Durante lo studio teologico a Montefusco e a Gesualdo, padre Pio veniva mandato in famiglia e da allora fu sempre malaticcio». La terza testimonianza scritta è del parroco della parrocchia di Fontana Rosa, confinante da Gesualdo, don Giulio Ruggero nell'anno 1957 incontrò Padre Pio in convento. Padre Pio disse: "E tu da dove vieni?" "Da Carpignano", risposi. "E Padre Pio: "E tu non lo sai? Ma io sono stato a Carpignano. Quando stavo a Gesualdo con gli altri studenti, andammo a piedi a vedere la Madonna di Carpignano. Ma tu di dove sei?" "Di Fontana Rosa", risposi. "E Padre Pio: "Eh, Fontana Rosa. Io sono stato a Fontana Rosa. Da Gesualdo per una stradina interna, a piedi, con il padre direttore e gli altri studenti, ci facemmo una passeggiata. Un bravo contadino di Fontana Rosa diede a tutti noi un buon bicchiere di vino rosso. Ma era vino buono, perciò ho un buon ricordo di Fontana Rosa. La testimonianza orale è del padre Raffaele da Santi Gliapianesi, il quale ha ripetutamente confermato che padre Pio fu a Gesualdo nell'autunno del 1909 per lo studio della morale. E abbiamo scoperto queste testimonianze, queste quattro testimonianze che ci raccontano eh, la permanenza di questo frate minore cappuccino all'interno del convento di Gesualdo. Pochi giorni, 30, 50 giorni, insomma... Uh, quasi due mesi trascorsi in questo convento possiamo dire poca cosa ma in realtà importante soprattutto da quanto ha raccontato proprio lo stesso padre Pio da Pietrelcino abbiamo ascoltato da questo servizio di Simona uh, a questo sacerdote uh, di Gesualdo che gli ha detto eh, anch'io ero a Gesualdo ricordo Fontana Rossa siamo stati alla Madonna di Carpignano ecco dei ricordi che nonostante il tempo siamo nel 1909 eh, erano rimasti impressi nel la mente eh, di questo mh, frate minore cappuccino che in quel momento era eh, un sacerdote ormai eh, quasi anziano maturo e che ricordava ancora quelle passeggiate che facevano infatti eh, anche nel eh, convento di Gesualdo come in altri conventi della provincia religiosa era il giovedì il giovedì pomeriggio eh, che gli studenti guidati dal direttore facevano questa passeggiata fuori convento fuori eh, Paese. E allora torniamo a Gesualdo per… ti vediamo padre Franco, sì ti seguiamo, siamo all'interno eh, de del museo, del piccolo museo, ecco questo piccolo corridoio che racconta la presenza di Frappio qui a Gesualdo. A te padre Franco. Allora in questo corridoio che era un po' il corridoio del convento è stato um, allestito un piccolo museo, un piccolo uh, spazio che contiene dei ricordi. Degli elementi, delle, delle, possiamo dire delle cose, delle subellettili anche sacre usate da San Pio. Alcune vengono da San Giovanni Rotondo e portano la firma di padre Gerardo di Flumeri, l'autentica. Altre da Pietrelcina sono state sempre donate al convento di Gesualdo da padre Marciano Guarino, quando era guardiano a Pietrelcina. Quindi possiamo vedere un po' di cose, varie cose, tra cui qualche calice qualche libro di devozione, qualche fazzoletto, qualche camice e anche qualche piccola pezzuola intrisa del sangue di San Pio. Ci sono anche dei ricordi antichi del convento che sono delle dalmatiche usate dai diaconi a quel tempo eh, qui a, a Gesualdo, quindi eh, San Pio che era diacono in quel periodo della permanenza qui a Gesualdo, sicuramente qualche dalmatica di questa l'ha usata. E poi c'è il salterio eh, che erano all'interno del coro quando i frati eh, pregavano in latino le preghiere del mattino e i vari salmi. Questa è una maglia usata da San Pio e um, donata a questo convento da Padre Onorato, da San Giovanni Rotondo. La cosa più particolare è questo piccolo monumentino dove eh, sono conservate delle reliquie di San Pio, tra cui un guanto, dei capelli e una piccola, mm, possiamo dire, crosticina delle piaghe di San Pio che aveva nelle mani. Questo è stato sempre donato dal convento di Pietrelcina da parte di eh, padre eh, Marciano Guarino al nostro convento. Questa è una foto di Fra Camillo da Sant'Elia Pianesi. Possiamo dire che è stato l'ispiratore vocazionale di San Pio da Pietrelcina. Era un fratello non sacerdote che eh, si dedicava alla Questua nelle campagne. Proprio nelle campagne di Pietrelcina. Lui, a quei tempi, quando Padre Piero era bambino, risiedeva nel convento di Morcone. E attraverso questa figura di questo frate con la barba che andava per le campagne per questuare la carità delle persone, eh, il piccolo Francesco Forgione si è innamorato di questo frate con la barba questa figura particolare e quando ha espresso il desiderio ai suoi genitori di voler entrare in convento, di essere frate, tutti gli avevano consigliato di andare a Benevento tra i frati minori, al santuario della Madonna delle Grazie in Benevento. Però il piccolo Francesco Forgione ha detto io voglio fare il frate, il frate con la barba come fra Camillo. E proprio attraverso questa figura, eh, ispiratore vocazionale della scelta poi di San Pio, quando Padre Pio è entrato nel convento di Morcone, ha trovato alla porta fra Camillo che lo ha accolto e ha detto, finalmente Francetti sei deciso, benvenuto. Questo Fra Camillo è morto in questo convento il 26 di gennaio del 1933 ed è sepolto, era sepolto nel cimitero qui di Gesualdo, nella cappella della Congrega del Santissimo Rosario. Purtroppo, negli anni Sessanta ci fu un incendio in questa cappella e crollò la, co la cappella con tutti i corpi dei, di, di quelli che erano stati sepolti in questa cappella. Le ceneri di questa cappella e dei vari cadaveri eh, ormai non riconoscibili sono stati messi in un angolo del cimitero con una scritta, qui riposano eh, le ceneri di coloro che erano stati deposti nella cappella del Rosario e in mezzo a queste ceneri anche, ci sono anche le ceneri del nostro amato Fraccamillo da Sant'Elia Pianissi. Ebbene, anche il ricordo di Fra Camillo, che lo ricordiamo, abbiamo dedicato una puntata a questo giovane, allora giovane frate, qui lo vediamo già con una barba un po' più bianca, ehm, Fra Camillo con la vita da Sant'Elia a Pianisi, eh, grazie a lui, eh, ecco, questo strumento di Dio che portò in convento il giovane frate minore Cappuccino, l'allora piccolo Francesco Forgiona che si innamorò. Del saio di Frac Camillo si innamorò mh, di San Francesco, si innamorò della sua barba, ecco, si innamorò dei cappuccini. Ebbene, noi facciamo ancora una piccola pausa, poi torniamo nuovamente insieme eh, per raccontarvi della permanenza di questo giovane frate all'interno del convento dei cappuccini di Gesualdo. E torniamo nuovamente insieme, vi stiamo raccontando della permanenza di questo giovane frate minore cappuccino nel convento di Gesualdo. Pochi, poche settimane. Eh, in questo convento pochi giorni ma giorni importanti estremamente significativi anche per la ricchezza che emerge eh, dalla realtà dei cappuccini così come ci sta raccontando eh, fra Franco Gitto il guardiano della eh, fraternità eh, eh, ringraziamo la fraternità dei cappuccini Gesualdo eh, per eh, aver dato l'opportunità anche alle nostre telecamere di entrare in punta di piedi e di raccontarvi eh, la realtà la realtà che ha vissuto il giovane Pio da pietrelcina che come poté lui in quell'anno movimentato, difficile, 1909, si inserì nella vita della fraternità osservando così l'orario giornaliero, pregando, facendo scuola, pranzando, facendo la ricreazione, le passeggiate come vi abbiamo raccontato con gli altri studenti, questo giovane frate. Era sotto la tutela del ministro provinciale che eh, tra qualche settimana, ecco il 2 gennaio del 1910, si deve arrendere, si deve arrendere perché con, con questa lettera gli eh, dice praticamente eh, puoi stare a casa, puoi stare a Pietrelcina. Lui l'ha provato in tutti i modi a riportare questo giovane frate in convento ma non ci è riuscito. Deve effettivamente il 2 gennaio lasciarlo tornare. A casa. Eh, e parlando di casa, ecco andiamo eh, a Gesualdo nella casa dei, dei, dei frati minori cappuccini. Ti vediamo padre Franco, sei già all'esterno, eh, dinanzi al piazzale mh, del santuario. Grazie, grazie per la tua disponibilità. Grazie di questa possibilità che ci avete dato a noi frati cappuccini che siamo qui in questo convento di Gesualdo, noi oltre al convento serviamo due parrocchie della diocesi, la parrocchia di Gesualdo dove è parroco padre Enzo Gaudio, la parrocchia di Pila ai Piani, eh, nel, in una frazione di Frigendo dove c'è padre Cosimo Vicedomini che è amministratore parrocchiale di quella realtà, in questo convento ci sono io e c'è fra Luigi Boccanfuso che ci presenta. Prendiamo cura del convento. Naturalmente, come vedete, il convento adesso è stato ristrutturato grazie all'impegno di tanti frati che hanno vissuto anche periodi un po' difficili in questo luogo. Voglio ricordare padre Mario Manganelli, perché per molti anni è stato proprio solo in questo luogo, il convento era terremotato. E poi padre Antonio Gambale, il quale veramente si è dato tanto da fare nella sua permanenza qui in questo convento e attraverso il suo interessamento. Nel 2005 è stato costruito, è stato messo proprio davanti al nostro convento questa bella statua di Padre Pio che raffigura un Padre Pio accogliente, benedicente e disposto all'ascolto per il sacramento delle confessioni. Un grazie a tutti voi, auguro a tutti la pace e il bene nella profondità del vostro cuore attraverso l'intercessione della Beata Vergine delle Grazie di San Pio da Pietrelcina. Possiate veramente gustare la bellezza della vita che è un dono di Dio e il dono della fede che dà sempre forza e coraggio alla nostra esistenza. Pace e bene e il Signore vi benedica. Grazie, grazie, grazie Padre Franco, un saluto alla Fraternità, ecco abbiamo cercato di raccontarvi anche attraverso Padre Franco eh, la realtà dei cappuccini di Gesualdo, la presenza di Frappio da Pietrelcino in questo anno difficile e movimentato, aveva 22 anni e mezzo e Padre Pio possiamo dire che anche a Gesualdo da diacono fu principalmente uomo di profonda ed intima comunicazione con Dio. Era molto avanti nelle vie dello spirito, avendo già sperimentato e sperimentando ancora i carismi mistici soprannaturali, quali il pianto, le visioni, il raccoglimento infuso, la quiete e l'unione. 1910, ecco cominceremo a raccontarvi di questo giovane frate minore cappuccino nella sua realtà a Pietrelcina. Che cosa accade in questo periodo, in questi lunghi anni, sei anni trascorsi a Pietrelcina? Cosa accade? Un po' l'epistolario ce lo ha raccontato un po' i suoi ricordi, ricordi anche le testimonianze di coloro che lo hanno eh, vissuto insieme, i testi, i racconti, i suoi confratelli. Cercheremo di ricostruire anche la storia della permanenza di Fra Pio Forgione, ancora diacono a Pietrelcina. Poi avrà l'opportunità di eh, celebrare il giorno più bello della sua vita con eh, l'ordinazione sacerdotale nel 1910 e poi continuare dopo qualche settimana a sperimentare qualcosa di straordinario parliamo delle stimmate le stimmate cosiddette invisibili le stimmate di piana romana ecco anche lì ci fermeremo e cominceremo a raccontarvi effettivamente quello che la vera storia vuole portare alla luce la storia di padre pio da pietrelcina